Fano TV, ben trovati. Questa sera siamo a Fano, in pieno centro storico, e tra poco ci recheremo alla Corte del Nespolo, presso Palazzo Bracci Pagani, per le premiazioni del concorso fotografico nazionale del Carnevale. Naturalmente in questa giornata così particolare verrà celebrata la fotografia. Oggi è quello che viene denominato World Photography Day. È stato istituito 10 anni fa grazie all'ingegnosa idea di un fotografo australiano che ha allestito la prima mostra fotografica globale online, a cui hanno potuto dare naturalmente il proprio contributo vari artisti da ogni parte del mondo. Qua è stata insignita con l'acronimo GIF, Giornata Internazionale della Fotografia. Questo logo è stato per l'appunto coniato da Elisabetta Duchi, direttore creativo di Omnia Comunicazioni Fano. Abbiamo tanti ospiti e adesso allora entriamo nel vivo della nostra serata andando subito a conoscerli. Al Caffè Centrale, perché è il luogo principale in cui si tengono due mostre, una interna dedicata alla fotografia contemporanea ed una esterna invece proprio dedicata al nostro talento Paolo Talevi, che tra poco andremo a intervistare. Marcello, quest'anno è venuta meno la 12ª edizione di Centrale Fotografia per ovvie ragioni, insomma, dettate dall'emergenza sanitaria. Non sono però mancati gli eventi collaterali, quindi tutte le iniziative estive via web, corretto? Sì, è corretto. Grazie quindi al Comune di Fano e alla Regione Marche siamo riusciti a mantenere costante un'attività e dove ci sono delle mostre, degli eventi che hanno un pochino riguardato la nostra attività di quest'estate. Siamo al Caffè Centrale, dove c'è questa mostra dei manifesti originali del nostro Centrale Festival. Sono manifesti che raccontano tutte le edizioni dal 2009 al 2019, sono 11 edizioni. Siamo in attesa della 12ª, che verrà fatta il prossimo anno, nel 2021, a giugno, e abbiamo già selezionato con il nostro comitato tutti gli artisti che provengono anche da diverse parti del mondo. La mostra esterna del Caffè Centrale è firmata Paolo Talevi, fotografo per dedizione, per passione, per professione, ma anche scrittore. Esce proprio in questi giorni il suo libro in edizione limitata, soltanto 40 copie, e quindi vogliamo saperne di più sia della mostra sia del libro. Buonasera Paolo. Buonasera. La mostra che vedete qui nasce innanzitutto per superare le difficoltà legate a questa pandemia di Covid-19. Gli spazi classici al chiuso non ci sono più e siamo riusciti a trovare questo spazio in questa edicola. Mentre il lavoro nasce dall'invito che avevo ricevuto un anno fa da parte del dottor Giuseppe Trincucci di Lucera, e che aveva visto un altro mio precedente lavoro fatto qui a Fano e che desiderava avere un lavoro appunto su una via di Lucera. In un primo tempo avevamo scelto come via Federico II, perché è legatissimo alla città di Lucera. Poi abbiamo cambiato il titolo in Strada del Real Castello, perché comprende meglio tutta un pochino la storia di Lucera legata a Federico II. La via a lui dedicata oggi non è niente, non è nulla rispetto a quella che era.
è una serie di negozi, è una via commerciale, mentre con Strada del Real Castello ho potuto descrivere un po' tutto il percorso storico legato alla città saracena voluta da Federico II, perché per 80 anni Lucera diventò una città saracena, con le moschee, con i minareti, con i cammelli, gli harem, tutto quello che è uno. La stessa cattedrale di Lucera era una moschea. E quindi ho cercato di cogliere quest'anima girando per la città e cercando di cogliere questi aspetti che ancora ricordano la storia del periodo saraceno di Lucera. Bene, ci affretteremo allora ad accaparrarci la nostra copia, visto che è uscito in edizione limitata, ecco, limitata proprio per cogliere l'anima di quanto lei ha riportato. Sì, limitata perché non, anche questa è una difficoltà di oggi, non è più possibile stampare 1000 copie di un libro, non ci sono queste difficoltà, per cui io realizzo dalla scatola tutto il lavoro, lo realizzo in casa con i mezzi digitali di oggi e quindi cerco di fare delle cose su carta pregiata, con stampa curata. E vedo che ha successo, cioè dopo il primo libro che avevo fatto a Fano su Via della Giustizia, ho fatto questo su Via della Luce, su Via Strada del Real Castello, legato appunto alla città di Lucera. Bene, sicuramente un libro da leggere e da scoprire. Grazie a Paolo Tallevi. Parlare di fotografia se non con il professor Massimo Bini, a cui do il benvenuto. Buonasera. Anche contraccambio, ovviamente, contraccambio anche per il benvenuto. Allora, la fotografia è la protagonista di questa serata, ma è anche la protagonista dell'Associazione Culturale Centrale Fotografia. Però c'è un approccio diverso, c'è un approccio proprio multidisciplinare, un approccio culturale, oltre che con la fotografia strettamente in sé. Quindi c'è un qualche consiglio, una qualche direttiva che possiamo dare a chi si approccia a questa forma d'arte e che magari la vuole apprendere e fare sua? Essere trasversali. Non c'è dubbio, e non sono un fotografo, ma ho cercato di educare lo sguardo. Come si diventa fotografi? Come dicono i grandi maestri fotografi, non solo lavorando con la luce e cercando di comprenderne la tecnica, ma entrando nell'anima delle cose. Essere trasversali vuol dire ritrovare le storie in un ambiente, in un luogo, in un viso, in una smorfia. Il fotografo deve capire l'anima, deve essere in grado di percepirla. Essere empatici in qualche modo. E creare empatia, oppure raccontare ovviamente tutte le caratteristiche distoniche di un luogo, e naturalmente poi si lavora con i colori più o meno aspri e morbidi, ma naturalmente è la lettura di un ambiente. La fotografia è effettivamente la lettura di un ambiente e l'educazione allo sguardo, così come la letteratura. Quello che fa Centrale Fotografia da anni è proprio l'educazione a questa trasversalità, cercare di capire che cos'è un luogo e non di prenderlo nell'attimo e percepirlo come una cosa fugace. Oggi tutti vivono di scatti, di multiclick, foto vere in giro ce ne sono parecchie, così come libri. Bisogna ritrovare direi, il senso della visione. Non vorrei sembrarvi troppo prolisso, ma qui gioco in casa, è la mia città, quindi la fotografia non ha invece casa, non ha patria, è ovunque ci sia luce. E ovunque
ogni bravo maestro sappia cogliere l'anima e l'essenza di un luogo. Possiamo racchiudere tutto con questa frase? Sì. Alcuni dicono ci sono luoghi che non hanno storia. No, non ci sono i luoghi che non hanno storia, che non hanno geografie. Il nulla è una splendida geografia che, ripeto, Centrale Fotografia ha colto da anni. E naturalmente stiamo spiando la città. Stiamo spiando la città cercando anche di cogliere nei momenti di non maquillage, quando la città è più vera e non si nasconde più dietro i codici borghesi, classici o letterari, i soliti stereotipi. Noi ci siamo, sempre, da anni. Questa sera sarà un'ardua impresa perché bisogna premiare ben 100 artisti e ci sono 400 opere da selezionare. Vogliamo allora dedicare un pensiero anche a questi talenti che hanno lavorato e si sono spesi, adoperati, a prescindere dai vincitori e dai vinti poi. Credo che non ci sia un unico vincitore, ma che ci siano molti vincitori, non per essere ecumenici e facili, ma sapere che ogni luogo ha addosso tanti occhi e la qualità che vedrete di tante retine non fa che dirci ogni giorno che il cammino intrapreso è questo e che il carnevale è soltanto una prospettiva diversa d'amore per la propria città, è uno sguardo diverso. Tutto qua. Grazie professor Massimo Bini, se lei me lo concede, il lato poetico della fotografia. Grazie, è un onore, è un grande regalo. Cominciamo questa serata un po' sofferta, porto i saluti della Maria Flora Giammarioli che purtroppo ha un altro impegno, sono dispiaciuto anch'io che non ci sia. Bene, allora il 19 agosto in vari paesi del mondo si festeggia la giornata internazionale della fotografia. Vorrei dedicare questa serata a un'amica, a una fotografa di Fano che purtroppo è scomparsa lunedì, Giulia De Marchi, che era affezionata al carnevale di Fano, non faceva parte proprio del nostro gruppo, ma spesso e volentieri ha collaborato, insomma, ha partecipato anche a questo concorso, quindi ciao Giulia, è stato un piacere conoscerti. Sì, parliamo di Carnevale di Fano, abbiamo pensato appunto di mettere in questo contenitore della GIF, della giornata della fotografia, di mettere questa premiazione che in realtà doveva essere fatta a marzo, come tante cose che sono state sospese o rimandate. E quindi grazie a tutti voi che avete quindi partecipato a questo concorso, davvero grazie mille, perché questo non è un concorso così che fa pescare le cose dall'archivio, ma ci vuole un po' di impegno, bisogna venire al carnevale. Quindi grazie, un applauso a tutti voi. Se avrete la pazienza di ascoltarmi, vi racconterò come nasce l'inchiostro e chi l'ha inventato. In realtà non è dato a sapersi, perché l'inchiostro fine a se stesso è un fatto chimico, ma forse chi lo ha spinto in maniera così sublimata è ancora una volta la fotografia. Se penso poi al grande Charles Baudelaire, quando vede le prime le fotografie dice oddio, è la fine della letteratura. Ecco, poi naturalmente ebbe modo di convincersi del contrario. Sapere che nella mia Fano, scusatemi il possessivo per 10 minuti, tornare nella mia Fano e vedere questo gioco di sinergie, non solo tra fotografia, letteratura, pittura, scultura, ma proprio in questo continuum artistico. Guardate i nuovi musei civici che aprono, dove nello stesso luogo in cui è stato scoperto il primo rullino romano di Paulus Talevius, sono sicuro è lì, è da lì che rinascerà la fotografia di Centrale Fotografia. Sapere che nella mia Fano accade tutto questo, beh insomma, io la sera dal mio ardizio guardo, vedo una luce verso il Conero, quella di Marcello Spalaventi che mi ha fatto tornare nella mia città in modo attivo e di respirarla, e so benissimo che c'è una luce che si spegne per ultima dalle parti di Viale della Giustizia, so di chi è, e anche per questo lo ringrazio.
buon lavoro a tutti e speriamo che questa città continui nella strada intrapresa in questi ultimi anni. Abbiamo tutti bisogno di luce, abbiamo tutti bisogno di luce. In una serata di premiazioni non può mancare la giuria di qualità e ho il piacere di presentarvi il presidente di giuria, nonché il nostro ospite d'onore, il fotoreporter di fama internazionale Ivo Saglietti. Buonasera, piacere di conoscerla. Tra l'altro lei ha ricevuto per ben 3 volte un riconoscimento prestigioso, è stato premiato appunto per le sue foto. 40 anni di carriera in cui lei si distingue per lo scatto pulito, sobrio, ma nel contempo ricco di pathos, denso di emozioni ed emotività e con un forte senso della storia, no? Questo è quello che traspare dalle sue foto. Esatto. E questa sera ci sarà appunto una videoproiezione con le immagini più significative di tutta la sua carriera. Io vorrei sapere da lei quali sono stati i criteri di scelta per riuscire, insomma, a fare un po' un sunto del suo operato. Ma criteri di scelta, credo di essere molto appassionato alla vita, all'uomo, alla ribellione, no? E questi sono i criteri di scelta. Mi considero un semplice artigiano, non mi considero niente di più di un lavoratore e come tale cerco di fare le cose per bene, cerco di fare delle buone fotografie perché sono convinto che sono le buone fotografie quelle che servono, no? Le brutte fotografie, come dice un nostro illustre fotografo italiano, le brutte fotografie non migliorano il mondo ma lo peggiorano, no? Quindi sì. È tutto lì, è molto semplice. Quindi questo è il segreto, ma può essere anche, ecco, un piccolo trucco da svelare ai fotografi del futuro, ai ragazzi che questa sera si sono espressi con il loro talento partecipando a questa rassegna. Sì. Direi di sì, cioè l'importante è che ognuno di noi incontri una sua visione fotografica, no? Una sua vita molto appassionante e che continui su questo, non, che si impegni e continui malgrado le difficoltà che spesso ci sono, anzi troppo spesso ci sono, no? Però alla fine appunto di questi 40 anni di lavoro, di questi 40 anni di cammino, no? Di marce per il mondo, credo di essere, mi posso considerare un privilegiato, ho fatto quello che volevo, no? In una libertà pressoché assoluta, anche se poi la libertà si paga sempre in qualche modo, no? Però la libertà artistica dà quel valore aggiunto, diciamo. Sì, è la libertà di come dire, del viaggio, della passione, della cultura, poi è la cultura l'unica cosa che ci dà veramente questa libertà, no? Non c'è, a meno che uno non sia ricco di famiglia, cosa che non è il mio caso, quindi sì, a volte è faticoso, ci sono stati momenti anche di grande sofferenza, amici persi, però alla fine sono assolutamente convinto che ho vissuto una buona vita. Questo spero che duri ancora un po'. Assolutamente sì, grazie per essere stato con noi. La ringrazio, ringrazio lei. Grazie Marcello. Buonasera a tutti e benvenuti anche a molti volti che vedo che non sono tutti di Fano, quindi è un piacere anche avervi qui e anche un ringraziamento per aver partecipato a questo che è un momento ormai che è entrato a far parte del programma del Carnevale, una bella parentesi culturale dedicata alla fotografia che è anche di livello e devo dire ogni anno Marcello riesce a dare un tocco importante anche con personaggi e ospiti importanti che saluto a nome dell'amministrazione e tanti partecipanti anche quest'anno. Abbiamo vissuto con Marcello un momento non facile, non solo perché la premiazione l'abbiamo dovuta ripensare e spostare in questo mese di agosto, ma anche perché, lo voglio dire, l'Associazione Centrale Fotografia dedica il mese di giugno intero alla Rocca Malatestiana, un importante festival che ci porta veramente in una panoramica nazionale e non solo, di questo voglio ringraziare davvero l'Associazione. Si chiama GIF ed è la giornata internazionale della fotografia, siamo proprio di fronte al primo premio, quest'opera d'arte firmata Ferruccio Ferroni e questo
qui con me c'è l'assessore alla cultura Caterina Del Bianco, ben trovata. Allora, sottolineiamo insieme l'importanza di questo connubio straordinario, quindi tra il carnevale e poi questa rassegna che è importante per le premiazioni di foto d'autore. Sì, da qualche anno la Carnevalesca ha aperto questa bellissima parentesi di fotografia di alto livello, di qualità, assieme a Centrale Fotografia. Questa è un'associazione della nostra città che da 10 anni sta lavorando tantissimo per la promozione della fotografia nel territorio con eventi di qualità. Ricordo che a giugno abbiamo questo festival, Centrale Festival, che si svolge alla Rocca Malatestiana, che è veramente importante, ci porta tantissimi turisti, e questa sera vedremo tante foto, molti partecipanti, ci sono anche tanti volti, tante persone da fuori Fano che a nome dell'amministrazione comunale veramente saluto e do il benvenuto nella nostra città. Grazie all'assessore Caterina Del Bianco per essere stata con noi. E il Carnevale ha anche un concorso Under 14, e quindi così vorrei farvi vedere quello che appunto i giurati hanno visto oggi pomeriggio. E quindi sì, passiamo ai secondi classificati di questa insomma di questo settore del concorso dedicato agli under 14. Quindi al secondo posto abbiamo per esempio Filippo Botteghi. C'è Filippo? Grande Filippo. Allora, ecco, grande Filippo. Allora, tu hai partecipato a quasi tutti i nostri concorsi, spesso hai vinto. Quasi mai non hai vinto, giusto? Hai sempre vinto. Sì. Ecco, allora viene da Rimini, no, da Sant'Arcangelo, giusto? Da Rimini è un nostro affezionato e secondo me diventerà davvero un grande fotografo. Grazie Filippo. Ciao Filippo, vuoi dire qualcosa? No, non vuol dire niente. Grazie davvero. Lorenzo Mattioli, che viene da Marotta, eccolo qua. Ciao Lorenzo, come stai? Bene, ecco il tuo premio. Allora, Lorenzo, sappiate, più avanti, sì, è anche un nostro corsista, giusto? Tu hai fatto con noi un corso di fotografia col tuo babbo. Come ti sei trovato? Bene. Bene. Vuoi dire qualcosa? Sei emozionato per questo premio? No. Bene, grazie. No, è emozionato ma non vuole dire niente. Grazie mille carissimo. Ecco, guardate, mai nessuno aveva fotografato la musica arabita in versione notturna. Ecco, questo, se vuoi Filippo, la vendiamo alla musica arabita e facciamo qualche soldino. Ecco, non ce l'hanno la musica, una foto così. Bravo. Allora, ecco, Marta Marchetti. Ecco, c'è davvero molta creatività. Sono dei guardi, degli sguardi, non so, puri da un certo punto di vista, anche freschi direi. Bene, poi abbiamo Sara Bulattini, un altro scatto, il maestro della musica arabita, Yael Cennerilli. Ecco, allora ritira il premio il fratello, tra l'altro questa ragazza. Questa ragazzina ha vinto l'anno scorso, vero? Il concorso. Tu devi dire qualcosa a nome di tua sorella? No. Bene, grazie. Grazie di essere qua. E poi, questo è un po' difficile da dire, sei in sala? Ecco, forse non c'è. Comunque la Frios, ecco, semplifico. È uno scatto, come vedete, molto radioso. Bene. Ok. Bene, abbiamo un primo classificato, però non so se è in sala. Ecco, il primo classificato è Matteo Burattini, forse non c'è, comunque gli faremo avere il regalo. Guardate, questo è il gallerista di Fano più famoso che c'è, è stato ripreso in maniera carnevalesca, davvero straordinaria. Anche questa è una foto molto molto interessante. Il carnevale viene visto in questi quadri, davvero simpatica, e anche nei bambini c'è davvero molto molto da imparare, giusto Ivo? Bene, allora ecco le menzioni della giuria. Cristina Fori,
che credo che sia una abbonata con le menzioni di giuria. Vieni Cristina, è una veramente affezionata, ha vinto tantissime menzioni. Bene, tu hai fatto un lavoro particolare, ce lo puoi descrivere? Sì, io ho partecipato al corso con il fotografo Saglietti, che ringrazio per la sua generosità nei nostri confronti, e mi è venuta l'idea di fare un lavoro così, di trovare uno spunto, un racconto. E l'idea è venuta da un leone che avevo fotografato, che non era questo, un cane leone, e quindi ho cercato dei leoni all'interno appunto della manifestazione. E sono andata poi alla cerca di questi leoni e ho fatto 4 leoni, e questo è uno di questi, era quello finale, e che ho trovato così nella piazza. Infatti il titolo era Una giornata da leone al Carnevale. Grazie, andiamo avanti. Davide Arlotti, eccolo qua, un'altra menzione. Ecco, lui viene dalla Repubblica, no, da Rimini. Ah, scusa. Faccio parte dell'ASFA. Ah, ok. E devo dire che un grande contributo che noi abbiamo al concorso del Carnevale di Fano dalla città di Rimini e dalla città di Senigallia. Ah, niente, io... niente, ho colto questa situazione di questo bambino che faceva questo gesto. E ho aspettato magari un attimo, mi sembra che questo fosse suo padre che stava fumando, allora ho voluto fare questa composizione che per me era così, insomma, niente di che, insomma, tutto qui. Grazie. No, è una foto molto dinamica che è stata molto apprezzata, tra l'altro vedete è un controluce molto forzato, insomma è un tipo di tecnica, ecco, dove bisogna fare un po' di attenzione nell'esposizione fotografica. Bene, andiamo avanti. Ecco, un'altra menzione, Paolo D'Angelo, che credo che non ci sia, viene da vicino Macerata, adesso non mi ricordo di preciso, vi saluta tanto, ecco, magari lo potremo forse sentire più avanti. Siamo arrivati quindi al terzo premio, al terzo classificato di questo concorso 2020. Chiamo Claudio Berti di Fabrica Arte. Ci sei Claudio? Eccolo qua. Bene, prendi il tuo premio, se vuoi lo puoi anche far vedere. Ecco, se lo vuoi. Bene, è un premio artigianale ideato insomma da lui stesso, e quindi insomma, ecco, noi non abbiamo premi molto ricchi, insomma, cioè non abbiamo il danaro, però cerchiamo premi simbolici, cose molto artistiche. Ecco la borsa, che insomma si può andare anche in Grecia, no? Con questa borsa. Ecco, benissimo. Allora, chi ha vinto questo bellissimo premio? Vuoi dire qualcosa, Claudio? Per esempio, l'esperienza di oggi pomeriggio in giuria. È un'esperienza interessante. E sono contento di partecipare a una manifestazione e di contribuire soprattutto. Buon lavoro a chi avrà questa borsa. Bene, allora, ecco, bene. Bene, chiamiamo con molto affetto, ecco, Giampiero Golizia, ecco, di Ancona, mi ha detto che sarebbe... ci ha fatto uno scherzetto e niente, dobbiamo andare in Ancona a mangiare il guazzetto, va bene, ok. Ecco, il secondo premio, Foto Capri, io direi, Caterina, se puoi consegnarlo tu, perché Maurizio di Foto Capri non c'è. E allora vediamo un po', è una macchina per la fotografia istantanea, quindi insomma sono macchine che usano anche i professionisti per iniziare dei loro progetti, per prendere degli appunti. E allora ha vinto questa macchina, vediamo un po', Andrea Tinti da Pesaro, che insomma noi siamo molto autentici, anche l'anno scorso ha vinto il secondo premio, non è studiata, del resto
cambiare foto quando era stata decisa dalla giuria non ci sembrava onesto. Quindi dica qualcosa, dottor Titti. Questo è stato proprio uno scatto fatto al volo, mi ha sorpreso anche quando l'ho guardata per la prima volta al computer, perché mi è sembrato quasi un quadro, sembra quasi neanche una fotografia. E devo dire che mi ha colpito, non l'ho toccata praticamente per niente, forse solo leggermente appena aumentato il contrasto, ma assolutamente non toccata, perché mi è parsa perfetta così dal mio punto di vista. E capisco che non è una foto classica, però mi ha colpito molto, mi fa piacere che abbia colpito anche la giuria. Allora, per i 100 anni della nascita di Ferroni, l'archivio Ferruccio Ferroni di Senigallia ha offerto questa preziosissima stampa incorniciata da Fano Cornici di Claudio Savelli. Bene, ecco qua Paolo D'Angelo, che è stato anche menzionato e ha vinto anche questa fotografia. Lui mi ha detto che non riusciva a venire, ma avrei potuto svegliarlo. Marcello. Vai là, ciao. Ecco, qui ciao. C'è una platea che ti vorrebbe picchiare. No, ti sta facendo un applauso. Complimenti. Allora, grazie. Tu non sai neanche quale immagine ha vinto, quindi. Ma secondo te quale ha vinto delle tue quattro? Vediamo. La mia preferita è quella della ragazzina spaventa facile che mi guarda dal basso. No, però cambia immagine, dino un'altra. Allora, è quella lì che c'era una col palco, cioè con il carro. Cambia, ancora un'altra. È un ritratto. Cambia. È quella lì del che il gnometto che mi tira il coriandolo. No, è l'ultima. Che non è. È quella lì della bimba che guarda il carro. Eccola qua, eccola. Bravo, ci hai preso. Quarto tentativo. Ecco la forza della nostra giuria. Va oltre il gusto dell'artista. Va bene. Grazie mille, davvero, grazie Paolo. No, grazie a voi, grazie a te. Quando vuoi, oppure se non la vuoi ritirare, la tengo io la foto, tranquillo. No, ok. Bene, grazie, a presto, grazie. Grazie a tutti. Bene, allora se non ci sono proteste, io credo che abbiamo. Dimmi, hai. Sì, allora tutti i premiati, se per cortesia i menzionati, i bambini, se possono venire qua che facciamo una foto di gruppo con il più importante fotografo professionista di Fano, Mauro Pucci. Ecco, venite qua, grazie. Grazie a tutti, buonanotte, alla prossima edizione. Il nostro appuntamento volge al termine e come consuetudine vi lascio con una frase d'autore, questa volta di Michelangelo Antonioni. Per maestri ho avuto i miei occhi.